Guardala com'è bella, la voglio, con quella mise invernale, con quella carrozzeria camouflage, bellissima. Tra poco sarà mia. Ehi, giù le mani, questa d'asta è mia. Ma come hai fatto ad arrivare prima di me? Beh, ho preso la metropolitana. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape. E quindi siamo venuti in un posto avventuroso e Cristina ne sa qualcosa per una vettura avventurosa. In realtà la Dacia Duster Brave è avventurosa anche non solamente nell'aspetto, certo questa mise invernale, le protezioni nel sottoscocca, le minigonne, le barre portatutto sul tetto, ha sicuramente un look che può intrigare gli esploratori, però è anche un'auto molto adatta all'uso urbano, urban adventure, laddove le urban adventure sono prevalentemente quelle di trovare parcheggio in una grande città. Però al di là di questo la Dacia Duster sa veramente disimpegnarsi bene anche in un moderato fuoristrada, perché comunque ha un sistema di trazione integrale che è derivato da quello della Nissan X-Trail, quindi assolutamente a prova di critica. La trazione può essere anteriore, può essere automatica sulle quattro ruote motrici, può essere anche bloccata simmetricamente fra avantreno e retrotreno, e questo permette veramente di disimpegnarsi bene anche in situazioni veramente critiche, anche perché il pregio della Duster è quello di essere leggera, che poi in definitiva è la caratteristica migliore per fare del fuoristrada. Il motore 1500 Renault da 110 cavalli è potente, accoppia quanto basta, consuma veramente poco, quindi veramente si possono fare delle avventure senza spendere troppo, e non si spende tanto nemmeno a comprare questa versione della Duster, perché pur essendo speciale, pur essendo in tiratura limitata, lo ricordiamo, 100 esemplari, costa meno di 20.000 euro ed è equipaggiata in tutto punto, quindi pensateci. A questo punto vi starete chiedendo dove abbiamo girato il servizio. Se vi abbiamo fatto venire voglia di mettervi alla prova e vincere la paura dell'altezza, la difficoltà di lasciarsi andare nel vuoto, dovete fare questa esperienza al Jungle Rider Park. Ne esistono tre, tutti vicino a Lecco. Quello che ci ha gentilmente accolti si trova a Civenna. Questi parchi nascono in Francia circa 20 anni fa. Noi siamo partiti già da 10 anni con questo progetto, e ci sta portando tante soddisfazioni perché tutti gli anni mettiamo attrazioni nuove, percorsi nuovi, sono tutti percorsi costruiti sugli alberi, le persone vengono imbragate, viene fatta una spiegazione e poi si parte per il divertimento. Abbiamo percorsi per bambini a partire dai 3 anni fino a percorsi per adulti molto difficili. Ovviamente il percorso viene effettuato in tutta sicurezza, perché questo è un messaggio molto importante. Sì, certo. Che deve passare. Volevo mostrare, si può? Sì. Allora, noi abbiamo in dotazione moschettoni e carrucola. Questa è la carrucola, questi sono i moschettoni. Questi sono moschettoni meccanici, un moschettone è aperto, il moschettone rimane chiuso. Il moschettone chiuso è sempre quello che è sul cavo di sicurezza. Quindi per mai per nessuna ragione un utente può rimanere con due moschettoni staccati. Quindi questo è il massimo della sicurezza. Senti, questo di Civenna non è l'unico parco della vostra catena, diciamo. No. Ne avete altri due, giusto? Sì, noi abbiamo un parco a Marnio, al Pian delle Betulle in Valsassen, proprio dall'altra parte del lago. Poi abbiamo un parco nuovo che abbiamo aperto proprio da poco tempo, che è il Jungle Rider Park Extreme.
Questo parco ha carrucole molto lunghe, perché ci sono carrucole che superano i 150 metri e altezze che superano i 60 metri, abbiamo un bungee jumping e adesso stiamo costruendo una carrucola inclinata dentro a un fiume al 70% di inclinazione, sarà una velocità di circa 40 km all'ora. Le mani, sta da stare mia. Così. Se non riesco a liberarmi senza di lui.